Son svegliato una mattina, dopo aver fatto colazione, ho cominciato a leggere il giornale, ma non c'era mia figlia accanto a me. Mi sono preoccupato un tantino, lei è sempre puntuale a colazione, chissà, sarà passata dal vicino, o forse è andata al bar della stazione. E dunque ho poi chiamato anche la mamma, mi ha detto, caro, non è andata a scuola. E allora, preoccupato più che prima, ho preso a cercarla, mi figliola. Oh, Roby, 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 dove sei? Roby, Roby, dove scappi tu? Roby, 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 con chi sei? Oh, Roby, 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 stai lì. Io non so dove cercare, sei in Afghanistan. La notizia da TV e quotidiani, si è mobilitato anche il quartiere ed han chiamato pure i sette nani. Li ho ringraziati tutti con affetto, promettendo l'alta ricompensa per chi fra di loro fosse riuscito a riportar mia figlia sul mio petto. Ma i giorni passavano volando ed io e mia moglie disperati, prendemmo il primo aereo in partenza e cercammo anche in altri stati. Oh, Roby, 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 dove sei? Roby, Roby, dove scappi tu? Roby, 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 con chi sei? Oh, Roby, 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 stai di bye. Non sappiamo più dove andare, se in Germania o in Canada. Passando poi per Tokyo e Timbuktu, Parigi, Londra, Bonn e anche Tirana, ma di mia figlia proprio niente più. Abbiamo girato quasi tutto il mondo e nel momento della depressione mia moglie mi sgomitò gridando, era rimasta solo una nazione. Ma che potrà mai farci in quel paese? Lì c'è solo pizza e mandolino. Fu allora che mi sovvenne alla memoria di un vecchio caro amico birichino. Roby, 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 step to back.